La malinconia, per esempio, fa vedere le cose e le verità cosiddette in aspetto diversissimo e contrarissimo a quello in cui le fa vedere l'allegria. V'è anche uno stato di mezzo che le fa pur vedere al suo modo, cioè la noia. E l'allegro e il malinconico, siano pur due pensatori e filosofi, o uno stesso filosofo in due diversi tempi e stati, sono persuasissimi di vedere il vero ed hanno le loro convincenti ragioni per crederlo. Vero è purtroppo che, astrattamente parlando, l'amica della verità, la luce per discoprirla, la meno soggetta ad errare, è la malinconia e soprattutto la noia. Ed il vero filosofo nello stato di allegria non può far altro che persuadersi, non che il vero sia bello o buono, ma che il male, cioè il vero, si debba dimenticare e consolarsene, o che sia conveniente di dar qualche sostanza alle cose che veramente non l'hanno.